Ok, ho dimenticato tutto. Salve a tutti, sono Orazio Leonforte, sono siciliano, penso che si sente anche dal mio dialetto, dalla mia lingua. Ho conosciuto l'AIL tramite l'ospedale di Milano, l'Istituto Nazionale dei Tumori, dove diversi pazienti mi parlavano di questa associazione. Io sono un imprenditore, ho dovuto lasciare la Sicilia il mese di settembre dello scorso anno, dove dopo un intervento di colicisti mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin di tipo B a grandi cellule. E sono stato a Milano per 9 lunghi mesi con ricovero in ospedale. Grazie all'AIL ho avuto la possibilità di avere una casa a 360 gradi, dove ho avuto un sostegno anche economico, in quanto la casa era gratuita, e anche psicologico, in quanto mi hanno fatto stare bene, come se fossi a casa mia. Nella casa dove ero ospite dell'AIL e delle Forze Armate, quando la casa era confortevole, era arredata, c'era la TV, mi divertivo anche a cucinare a volte perché era molto spaziosa. Poi c'era questo bellissimo balcone che dava proprio sulla piazza, molto confortevole. Le giornate, quando ero a casa, li trascorrevo al parco, che era circa 500 metri esattamente. E poi la cosa che mi ha colpito in questa casa era il calore delle persone che c'erano tutto attorno, i vari negozi. Diciamo che ormai mi avevano tipo adottato, tra virgolette. E poi un'altra cosa che mi colpiva era una signora che abitava al piano sopra, 92 anni, e ci incontravamo spesso per le scale e mi diceva, dice, tu sei siciliano, vero? Io gli dicevo sì. Da cosa lo vedi? Dice, no, dice, dai tratti somatici che sono molto marcati. E poi dice, il suo buongiorno è diverso dagli altri buongiorno, dice, dei condomini. Vabbè, signora, sono così, sono siciliano, quindi, no, dice, a me i siciliani piacciono. Parlavamo discorsi di storia. Diciamo che alla fine mi sono sentito molto a casa mia, in quella casa, ovattato e coccolato, diciamo, da tutto ciò che era il quartiere. I servizi erogati dall'AIL sono stati grandiosi, soprattutto per le persone dove non hanno possibilità economiche, perché sappiamo tutti che Milano è una città costosissima, e diciamo che mi sono trovato rimbalzato dentro questa grande famiglia che è l'AIL. Mi hanno dato la possibilità quest'anno di fare anche le ceste natalizie a marchio dell'azienda Sughi del Principe, la mia azienda. Voglio dare un conforto e un sostegno alle persone che sono colpite da cancro, e voglio dare loro anche una speranza, dicendo che bisogna sempre lottare e mai arrendersi. Adesso vi saluto, grazie AIL, e grazie alla struttura anche dove sono stato, l'Istituto Nazionale dei Tumori, e oggi sono qui, diciamo che sto abbastanza bene. Un saluto a tutti, grazie.